Finimmo per beccarlo all'Hotel Pace di Montecatini. Sì, va bene, grazie. Il signor Conte prega di attenderlo un momento. Scenda appena possibile, aveva su il barbiere. Grazie. Prego. Ragazzi, questa è roba da 150.000 al giorno. Un appartamento anche di più. E senza vitto, solo per dormire, eh? Ecco. C'è un capotino nuovo. Le scarpe anche, Dio lo fulmini. No, quelle sono sempre dei Sassaroli che gliele dette a risalare circa un anno fa. Non l'ha più riviste. Ah già. Salve ragazzi, come va? Qua al buon vento. Tu c'hai un capotino nuovo? Sì, un cashmirino di Zanobetti. Sarà un milioncino. Arate. Oh, e l'albergo? Beh, per il pranzo che di solito si fa a relè sono 40.000 testa. Siamo in due. 80.000. Per il pranzo, poi c'è la cena. Poi c'è la suite, due bagni, un salottino, il guardaroba. Insomma, più o meno... Sulle 300, 350 al giorno. Sì, compresa la prima colazione, però. Ah, beh. Ma di un po', hai perso la testa. Nelle tue condizioni. Criminale, ma chi paga? Ma cos'hai combinato? Ho trovato un finanziatore. Un finanziatore? Uno strozzino. Non ci pensi alla tua moglie e alla tua figliola che non hanno da mangiare? Sì. Sono un disgraziato. Ma non me ne frega niente, va bene? C'ho 55 anni, la volete capire? Che la vita è una sola. Una sola, lo capite sì o no? E non ritorna un'altra volta. Per un mese ho vissuto come bei tempi quando i conti macetti andavano fuori con Lisotta Fraschini, lo chauffeur, il maggiordomo. E un orso bruno. E un orso bruno al guinzaglio, sì. Io in 5 anni mi sono fatto fuori tutto il patrimonio mio e quello di mia moglie Alice. Eh sì, calcolato al giorno d'oggi sono 5 o 6 miliardi. E me ne vanto. Me ne vanto, miei cari. E senza contare che adesso è arrivato quel ragno che mi ha fatto ringiovanire di 20 anni. Fate largo, fate largo. Piccoli borghesi, bottegai, filistei. Il conte Macetti per l'ultima volta vi saluta e se ne va. Aspettami, darling. Gaetano, il mio Ferrari. Non vi preoccupate, ragazzi. Fra 3 giorni mi ammazzo. Mi butto dalla terrazza. Addio. Sarà vero.